Buongiorno ragazzi, benvenuti anche oggi all'How2Play. Vi farò vedere questo esercizio in slap tratto dal metodo di Lorenzo Forti, Slap and Tapping, un metodo molto valido, abbastanza difficile, ma con esercizi molto musicali. Partiamo subito con lo strappato sulla corda di Sol, suono una nota Re al tasto 7. Intervalliamo questa nota da delle note morte fatte con il pollice sulla corda di Mi. Stiamo lavorando tutto su sedicesimi. Quindi sono due quarti, praticamente ho fatto otto note. Come avete sentito, Re, morta, morta, Re, morta, 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 anziché Re, la faccio morta, quindi sul Sol. E poi per concludere l'ultimo sedicesimo ancora un colpo di pollice con nota morta. Dopo vado con un Emmeron, cioè prima di tutto faccio pollice sul Re, corda di La tasto 5, Re Mi. Io suono con il pollice il Re e con l'Emmer faccio il Mi. Posso farlo col mignolo o con l'anulare. Come vi è più comodo, l'importante è cadere sempre a martelletto con le dita. Questo perché così sfruttate il peso del dito e non dovete schiacciare. Se scendessi così dovrei schiacciare, premere molto più forte. Quindi qua facciamo Re Mi, nota morta, Re Mi uguale a prima. Dopo abbiamo con il pollice sul Sol, corda di Re, tasto 5, Sol. Riparte. Questi due Sol a me piace prenderli ogni tanto anche con lo strappato. Suono, magari in velocità è un po' più difficile. Io però, ad esempio, strappavo con l'indice col medio. Comunque, vedete voi, esercitatevi, fatemi sapere se ci riuscite, se vi piace, o se avete delle domande, fatemene, scrivetemi, io sono qui a disposizione. Grazie a tutti, ciao, al prossimo video.